Questi esercizi per le scapole sono davvero interessanti per rinforzare e attivare tutti i fasci del trapezio, ma anche dei romboidi, che sono quei pivot scapolo-omerali davvero importanti per mantenere una buona efficienza, una buona cinematica di tutta la spalla per le prestazioni, ma soprattutto anche per la salute. E quindi muovere in tutte le direzioni diventa importante, perché il trapezio è un muscolo anche un po' strano, compie dei movimenti tridimensionali e molte volte i diversi fasci del trapezio sono proprio antagonisti tra di loro nei vari movimenti, e quindi ecco che muoverli secondo tutte le direzioni diventa davvero interessante. Ma riavvolgiamo un attimino il nastro, perché questi sono esercizi di mobilità attiva. Ricordati che la mobilità attiva segue sempre, arriva sempre dopo lo stretching classico, la mobilità passiva. Quindi per svolgere al meglio questi esercizi è ovvio che i trapezi, i romboidi devono lavorare, ma soprattutto devono vincere la resistenza dei muscoli che si oppongono. E quali sono questi muscoli che si oppongono? Tutti quei muscoli appunto che impediscono questi movimenti, queste apertura delle braccia e delle spalle, quindi pettorali, grandorsali, sottoscapolari, gran rotondo, piccoli pettorali, insomma tutti quei muscoli che impediscono questi movimenti. E pertanto se questi movimenti all'inizio ti sembrano impossibili, hanno una forma, come dire, rattrappita, è perché probabilmente devi prima lavorare sullo stretching classico di questi muscoli che abbiamo appena detto. Puoi svolgere un semplice test. È inutile se vai, che vai a fare tutti questi esercizi per le scapole se ancora, ad esempio, non riesci ad andare a toccare con le braccia contro il pavimento. In questo modo qua devi magari fare un lavoro di questo genere per compensare, oppure ancora anche qua sei in una posizione di questo genere anziché stare bene appiccicato con le braccia contro il pavimento. E pertanto se sei indietro in questa roba qua conviene che prima fai stretching classico, quindi vai un po' a malleabilizzare tutti questi muscoli, che in un secondo momento con i trapezi appunto dovrai anche andare a vincerne la resistenza. E allora prima di lanciarti in questi esercizi per le scapole, che sono, fanno sempre tanto figo per fare postura, per fare performance, per fare attivazione, ma se prima saltiamo questo step non abbiamo questa qualità, allora andiamo a lavorare sullo stretching. Quindi possiamo ovviamente andare a strecciare il gran dorsale, ci sono un sacco di pose, facciamo solo degli esempi, per poi andare a strecciare il petto e non solo, in tutti i suoi fasci, questi lavori qua da un lato e anche dall'altro lato, per poi cambiare leggermente grado, quindi abbassare, andare a beccare altri fasci del pettorale, questo addirittura andando più in basso e quindi andando a beccare altri fasci del petto ancora. E poi andiamo a fare questo stretching qua, soprattutto molto valido, attenzione qua, risulta un po' scomodo, molto valido per strecciare gli intrarotatori. E quindi appoggio, la spalla deve, non deve scollarsi troppo dal pavimento, attenzione che qua tira subito. Come vedi stiamo andando a strecciare, a riprodurre quegli stessi movimenti che faremo attivamente con le scapole, ma lo facciamo attraverso lo stretching passivo. Ovviamente poi anche questo, anche dall'altro lato. Anche per il dorso ci sono altre pose, ci sono un sacco di esercizi, ti consiglio poi di andare a prendere magari manuali, video di repertorio dove si vanno un po' a vedere tutte le pose possibili, scusa il gioco di parole, per beccare un'altra posa possibile, ad esempio per strecciare anche bene il dorso, il gran rotondo, e vado a incastrare, a bloccare bene la scapola sul foam roller in modo tale da dargli un punto fisso e tirare bene. Questo molto utile per il gran rotondo. Bisogna sempre capire un po' dove ci troviamo, è inutile buttarsi, avventurarsi in una miriade di lavori per attivare i trapezi diretti se ancora magari non abbiamo le qualità per supportarlo, quindi bisogna fare un passo indietro. Prima ci si assicura di avere dei buoni livelli di mobilità passiva, di allungamento di certi muscoli, e poi lì si va a allungare attivamente, ed ecco qua che vengono fuori poi tutta una serie di esercizi di rinforzo, attivazione, postura applicata allo sport e al calisthenics. Con questo è davvero tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!